la falegnameria artigiana appunto di Giulio Sperati. Danilo, vuoi parlarci un attimo, introdurre il nostro ospite cortesemente? Sì, buonasera a tutti, ci troviamo sempre a Serone, ognuno da casa sua, come avete sentito, abbiamo anche un ospite in più questa sera, penso sia un amico di Lucilla, Sì, infatti il suo miglior provvediamo, amico. sei il mio migliore amico, giustamente abbiamo Queste provveduto a eliminare, adesso sì, abbiamo allontanato. sono le prove che ognuno è a casa sua, come Giulio Sperati, che oggi ci presenterà la sua azienda e attività che da anni è sul nostro territorio, e così oggi ci illustrerà cosa fa di bello, giusto Giulio? Giusto. Buonasera a tutti, grazie a Danilo, grazie a Lucilla e alla Proloco di Serrone per l'opportunità che ci state dando. La nostra storia. La nostra falegnameria nasce all'incirca 50 anni fa grazie a mio padre. Il suo lavoro mi ha sempre appassionato, così decisi di continuare l'attività di falegname. La nostra è una piccola falegnameria artigianale. Realizziamo dalla piccola mensola agli arredi da design. Naturalmente tutto su ordinazione perché essendo una falegnameria artigianale non è che facciamo un Si magazzino. lavora su misura, si lavora, Sui insomma. lavori su Sì. misura, sì. Dove l'industria non arriva, ci siamo noi. Quindi i nostri oggetti sono tutte le nostre lavorazioni sono tutte personalizzate. Quello che il cliente ci chiede, noi facciamo tutto. Quindi sono quasi 50 anni ormai che lavoriamo in legno, questo nobile materiale. Sì. Si dice Ormai il sì. legno è sempre comunque vivo, no? È un materiale che anche una volta che è diventato tavolo continua ad essere un materiale vivo. Questo è quello Certo. che dicono. Perché comunque sia il legno Marcello, l'albero. Che dire dell'albero? Prima con i loro con i fiori a primavera e ci delizia con gli occhi, che è uno spettacolo vederlo. Poi le foglie, ci sono le foglie che ci danno l'ossigeno, ci Certo. sono i rami che ci scaldano durante l'inverno e c'è il tronco che ci regala poi queste fantastiche tavole che noi andiamo a realizzare tutti gli oggetti che vogliamo, dai piccoli oggetti ai mobili, e poi ci accompagna anche fino alla fine. L'ultimo viaggio è sempre in legno, come il legno. Sì, quello, purtroppo Purtroppo, speriamo il più tardi possibile, quello magari. sì, Ma sicuramente, non è un però bell'augurio, Giulio. quello magari No, no. perché non è fatto di augurio, così è il legno che fa parte della nostra vita e Certo, questo è noi assolutamente vero. a Questo sì, questo assolutamente. benedetto albero non ci abbiamo mai detto grazie, appunto. È Abbiamo vero. visto che sono cambiate un po' le cose dalla tecnologia, hai applicato nuove realtà nella tua azienda, Giulio. Ma sì, non solo, perché poi la falegnameria in sé per sé, il mercato si è modificato negli anni e quindi noi abbiamo esigenze diverse della clientela e anche noi ci siamo adattati e naturalmente siamo cresciuti e abbiamo aperto uno showroom dove esponiamo i prodotti. Poi con il tempo comunque sia la tecnologia va sempre avanti. Abbiamo abbinato la nostra falegnameria artigiana, la nostra professione, abbiamo inserito anche una macchina laser per migliorare, quindi l'industria 4.0. Io qui ho delle immagini di alcuni dei tuoi lavori. Non so se tu Sì, magari, ecco, non li possiamo scorrere, se magari ce li puoi noi illustrare, ci spieghi, ecco, come no? appunto anche queste applicazioni, diciamo, tecnologiche su una lavorazione magari appunto più tradizionale. Questi Guarda, immagini questi sono sono dei. due sportelli di una cucina, dove all'inizio ho preso la tinta sbagliata di barattolo, di tinta sbagliata, e poi mi sono accorto che. E quindi l'ho comunque sia rifinito. Naturalmente, potuti rifare i nuovi. Questi l'ho Certo. finiti e a materiale finito poi ci è venuta l'idea, non sapevamo che farci, questi due sportelli, tenendo in mostra comunque si è. Abbiamo avuto l'idea di provare con appunto
la macchina laser di eseguire queste lavorazioni. La prima lavorazione è si può fare, quindi anche a prodotto finito, quindi se avete uno sportello di cucina che non volete cambiare comunque sia, dagli un altro aspetto, si possono realizzare, si può rinnovare praticamente, diciamo, l'estetica con questo, mantenendo la struttura del legno quella originaria. Ma sì, qui invece ecco, abbiamo un tavolo. Questa è madre natura, io non ho fatto assolutamente niente. Hai solo assemblato, L'ho solo assemblato, questo è un foglio unico, Giulio. Ma queste sono tre tavole, perché naturalmente la larghezza, un metro e dieci, non esistono alberi, cioè esistono alberi, il cedro non è un metro e dieci, non si trova di questa dimensione, quindi sono tre tavole che sono state accoppiate, naturalmente levigate, piallate, tutto quanto, e queste sono state fornite dal cliente e noi abbiamo fatto l'incollaggio e la rifinitura, levigatura e verniciatura del piano. Però qui è madre natura quella brava, noi. Questa sì, è un capolavoro. E questo invece? Questa così, questa è un'insegna di un presepe, perché noi con il taglio laser riusciamo a realizzare qualsiasi cosa, basta un'idea e noi la possiamo fare. E questa è una scritta in rilievo. Sì. Quindi non è incisa, è proprio la scritta che è fatta in rilievo. È in rilievo, sì, dove la base è marrone e sopra sono state rincollate le scritte. Quelle è stato utilizzato per il presepe di Serone, Giulio? Sì, è stato realizzato per il presepe di Serone, sì. Ah, penso che sia la scritta quella all'entrata? La scritta che sta all'entrata, nel presepe qui alla forma, questo qua giù alla forma. È stato realizzato e quindi ecco le nuove tecnologie, dove naturalmente non in falegnameria non riuscirebbe a arrivare a dei livelli così rifiniti, con le nuove tecnologie consentono infatti di fare delle cose diverse. Questo è un mobile, immagino, commissionato. Questo mobile commissionato, sì, questa è una libreria, questa è incastrata totalmente nel muro. La cliente ci ha portata una foto, poi naturalmente il bello di questo lavoro che rifarlo uguale non riesci, perché magari l'altro ha un altro tipo di attrezzatura e tu cerchi comunque sia di personalizzare il tuo lavoro, ecco perché perché comunque sia non sarà, ogni lavoro che fai non sarà mai uguale all'altro, sarà sempre diverso. E noi è venuta l'idea? Scusa, Giulio. Non ti ho capito. Dimmi. Dico, com'è venuta l'idea di utilizzare il laser, ecco, per realizzare queste opere? Perché questa adesso non è più un'opera d'arte, diciamo. No, questo è un semplice file che in falegnameria fatta a mano non farai mai, oppure ci verranno. Beh, il tempo impiegato sarebbe, ci vorrebbe un mese per fare, ma poi per realizzarlo non verrebbe mai rifinito così. Certo. Ma quindi io potrei venire. Potrei venire con un mio progetto, una mia idea, un disegno, magari tu me lo puoi realizzare? Certo, certo. Ma anche se non hai un'idea, noi insieme la troviamo l'idea, perché molte persone vengono, devono fare anche per fare un regalo, e noi riusciamo a, se non hanno un'idea, la troviamo insieme l'idea. Basta. Quindi dalla l'idea. Progettazione alla realizzazione. Dalla progettazione alla realizzazione. Quindi poi... No. E si fanno pure, abbiamo iniziato pure a produrre giocattoli per bambini, giocattoli in legno. Ah, perché belli. Perché il giocattolo in legno, il bambino può divertirlo, si può divertire sia a assemblare il giocattolo che poi a colorare. Quindi e le spese sono, ma i costi poi sono... I contenuti? Ma sì. Ma poi comunque è un ritorno anche, diciamo... all'antico, insomma, la riscoperta anche di quelli che erano i giochi di una volta, che sicuramente sono stimolano molto di più anche la creatività e la fantasia dei bambini, insomma, rispetto a magari tante cose tecnologiche che comunque sono più disponibili oggi, penso, insomma, comunque sì, che il legno è sempre molto affascinante. Sì, al suo fascino il legno. Sì, assolutamente, certo. Assolutamente. Oh, e questo invece
Questo è un signore si è presentato con una brochure di quelle delle feste di paese e con questa fotografia dice: guarda, a me mi piacerebbe che mi realizzi questa, è la cattedrale di Ferentino. Quindi da questa fotografia noi abbiamo realizzato la cattedrale di Ferentino. Abbiamo poi, ovviamente, dalla fotografia siamo andati a fare delle ricerche su internet, come realmente la cattedrale, perché non era fotografata in tutti i lati, era solo il frontale. Ah, quindi certo. Sì. Quindi ha ripreso le misure in scala? Ha preso... Sì, poi sì, è stata ricostruita. La scala non sarà forse proprio perché normalmente... Però insomma è molto realistica. Ma è stata utilizzata per un presepe, per qualcosa in particolare? No, solo per essere realizzata lui, che se la viene a casa perché piace, essendo lui di Ferentino, piace a lui. Per lui, senza farla vedere a nessuno. Per il suo piacere. Certo. Realizziamo anche le lampade. Uh-huh. Ecco, una macchina laser che ti permette di fare le nuove tecnologie che in falegnameria non riusciresti mai a fare. Però poi ecco, serve anche l'esperienza da falegname, perché certo, per la laccatura, la base sotto, perché poi la macchina in realtà ti fa solo il disegno. Perché certo, sicuramente poi serve la competenza e l'esperienza ovviamente per poter realizzare poi un oggetto, perché sennò effettivamente... Ma l'ispirazione, cioè che cos'è che ispira poi ecco, i tuoi lavori, la tua creatività? Perché questi insomma sono oggetti che hai creato tu, non sono diciamo il mobile commissionato. Questi oggetti che ti ispira, ma forse sarà la curiosità, il piacere di farlo, quando magari viene questo per esempio è una bomboniera, quando viene una bomboniera? E non sa che fare, dice ma come lo faccio, non la classica cosa. Questo era all'inizio, era un libro che era più grande, era 30x20, noi l'abbiamo rimpicciolito. La cliente poi, siamo partiti da questo libro fatto più piccolo, la cliente ci ha fornito il disegno, mm-hmm, e noi abbiamo realizzato il disegno, poi c'è anche una scritta, lei ci ha fornito una scritta a latino, e perché poi questo si apre, e dentro ci abbiamo messo, si può usare come portagioia. Ah certo. E dentro c'è scritto nome e cognome e il giorno di laurea, in giurisprudenza. È stato quindi, come sul mercato è come... una cosa del genere, No. Quindi quella soddisfazione pure di fare queste cose che non si trovano in giro, certo. Perché alcune cose non si fanno solo per soldi, certo. Sì, proprio la soddisfazione della realizzazione di un pensiero, di una creatività, appunto, sì che te portano da. Poi quando vedi la soddisfazione del cliente che è contento, non c'è prezzo. È vero. È quella cosa che ti spinge ad andare avanti. Questo è un pezzo di legno, è un albero che è stata fatta una marcatura su questo pezzo di legno per provare, perché poi Questo sempre armato, con la macchina? Con il laser, sì. E messo lì molto carino, perché poi quando viene la gente, vedono, fanno, e anche perché abbiamo creato altre cose, insomma. Motivi di regalo, motivi di... No, è molto interessante. Ma te come è venuta l'idea di acquistare il laser, Giulio? Come ti viene l'idea? L'idea mi è venuta vedendo mio figlio, mi ha riportato una lettera che aveva trovato di legno e la falegnameria non poteva essere fatta. L'industria, la grande industria non la poteva fare perché non era. Abbiamo fatto subito
lui ha detto, gli hanno detto che era stata fatta ostolasia, ma che è ostolasia? Quindi siamo andati, sono andato subito alla ricerca di queste cose. Quindi diciamo la ricerca è anche merito dei figli che sono curiosi, l'innovazione, sì, diciamo. Sì, certo, certo. Beh, diciamo che per farla funzionale c'è tecnologia, papà non è granché tecnologico, allora c'è l'ausilio dei giovani. C'è la collaborazione. Sì, 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 la collaborazione, per fortuna che... Ma quindi anche diciamo una tradizione familiare che continuerà, quindi questa probabilmente tu l'hai ereditata dal papà e la passerai ai tuoi figli? Non so che dirti, ma non difficile, con i figli è difficile. No, con i figli no, sicuramente non è. Poi chi lo sa? Certo, visto mai, non si può dire. Quindi questi volevo fare l'astronauta, però poi insomma l'astronauta è partito alla grande, certo. Bisogna sempre puntare in alto, e beh, certo, se uno parte come no. Questo senti Giulio, sì. Quindi quelle opere che abbiamo visto, insomma, orologi realizzati con il laser, con le persone potrebbero anche ordinarle direttamente, ecco, tipo questa, ordinarla, contattarti e poi fare la spedizione volendo? Sì, sì, noi già lo facciamo. Abbiamo già lo facciamo. Ci ordinano e spediamo. Sì, sì, questo sì. Quindi hai realizzato anche un catalogo? Stiamo realizzando un catalogo. E adesso che abbiamo capito bene come funziona, perché quando acquisti una macchina laser, acquisti la macchina e non fanno dei veri e propri corsi per utilizzarla, diciamo, per imparare a utilizzare devi mettere tutto autodidatta, le prove, tagliamo, consumiamo prove, tanto legno, ma con il laser si può utilizzare, sì, molto legno, altro materiale, molto legno, è sicuro. Come? Dico, con il laser si può utilizzare anche un altro materiale oltre al legno? Certo, questo qui è un materiale, un acrilico, è un tipo di plexiglass, va, per capirci. Questo qui. E a un falegname non vengono le bolle quando utilizza il plexiglass? No, perché l'energia proprio. Perché voi vedi, diciamo, con l'acquisto della macchina laser ho scoperto che c'è un mondo dietro di materiali diversi che prima non sapevo che esistevano. Pensavo che il plexiglass era plexiglass, ma no, non è così. Quindi poi ti accorgi che dietro a tutte le cose c'è uno studio, c'è gente che lavora, ci sono dei materiali che uno non conosce. Ti dà anche quella spinta emotiva per... Oggi diciamo che il plexiglass è diventato un materiale molto importante, visto la situazione che stiamo vivendo. Lo stanno utilizzando le farmacie, tutti quanti i commercianti, per avere un distanziamento, per avere un rapporto con i clienti che proteggerà, diciamo, dal rapporto con le persone. Quindi diciamo, vedi, però quello è plexiglass, quello che si usa, questo è acrilico, è un materiale diverso, diciamo, quello che si usa è plastichetta, come ti posso dire, è plexiglass, questo è acrilico, è un altro materiale, un'altra cosa. Scusami. Però fa sempre parte delle plastiche, va? Qui invece abbiamo, chiaramente sempre nell'ordine dei mobili realizzati su misura, commissionati dai clienti per arredamento, sì, delle abitazioni. Questo è un mobile da bagno, di quelli sospesi, sì, dove noi abbiamo diviso i cassetti sopra per le varie asciugamani, le varie cose da bagno. Certo, e questo sopra, diciamo, su indicazione del cliente praticamente. Su indicazione del cliente, però poi insomma consigliamo pure noi certo, darete voi dei suggerimenti. A proposito di suggerimenti, i consigli per la manutenzione e la cura di un mobile di legno, cioè di legno vero, tipo il tavolo che abbiamo visto, il legno d'albero, quali consigli ci puoi dare? Come mantenerlo al meglio?
Allora, il mobile che è dentro casa comunque sia già stato trattato con vernici. L'importante è non pulirlo con materiali molto aggressivi, tipo a base di ammoniaca o a base di alcol, perché questi sono come solventi, poi bruciano la vernice. Lo rovinano. Rovinano con acqua. La classica acqua, sì, i prodotti che sono a basso contenuto di ammoniaca o di alcol, uh-huh, è sufficiente questo qui, sì. Ma c'è bisogno di nutrirlo con delle cere, con qualcosa, no, o non è necessario normalmente? La cera oppure oli paglierini, quando dai questa roba, attirano solo che polvere. Ah, ok, quindi è meglio non usarla allora. Ma sì, se ingrassa solo per materiale stai sempre lì a pulire, ma non è il caso proprio. Tu sei per le vernici ad acqua o le vernici con solventi? Le vernici ad acqua o vernici a solventi? Tanto sulla vernice all'acqua c'è lo stesso asterisco. Ah, c'è. Non è che la puoi bere la vernice all'acqua, che è ecologica. Su sta cosa non c'è la vernice all'acqua. Tanto è sempre un materiale, non è ecologico. Non è che la puoi bere, è sempre... Quindi non ci dici nessun segreto, giù? Un po'... No, io questa è una cosa mia personale. I segreti te li tieni, i segreti. Un esperto in vernici d'acqua ti dirà che è ecologica, è il futuro del mondo, ma sinceramente se non la puoi bere non è... No, certo. Personalmente io... Scusami, ti ho interrotto. No, dicevo, ero passata a quest'altra immagine, dico, vedo che fai anche arredo urbano poi comunque, perché questa è una fioriera, sì, facciamo anche arredo urbano, sì, questa è una fioriera, sì. Una bella struttura, grande, sì, è 13 metri per 3, e vabbè, no, questa c'è stata proprio commissionata da un architetto, e, insomma, certo, per un comune. Dove chiaramente... scusa. No, prego. Dico tu. Dove sta Giulio? Questo sta a Piglio. Ah, a Piglio. Sì, proprio lì alla, come si dice, alla giravolta, dove la curva lì, sì. Sì. Bella. Questa è il materiale, è stata fatta con legno di rocco. La scelta del legno di rocco è stata fatta perché comunque sia un materiale per esterno. Molto adatto per esterno, perché già contiene delle resine in sé per sé. Quindi il trattamento del materiale non va sempre trattato, comunque sia, perché sta all'esterno, ma non viene trattato con vere e proprie vernici. Viene soltanto nutrito con un olio sempre sintetico, sicuramente, non è un olio vegetale, però non viene trattato con vernici. La classica vernice che uno pensa coppale, roba varia. Certo, perché poi chiaramente per ogni tipologia di lavoro c'è chiaramente il legno adatto, il legno idoneo, quello per fare i mobili piuttosto che per il tavolo, appunto per l'arredo urbano oppure arredamento da esterno, insomma, quindi è ovvio. Non tutti i legni sono uguali, non tutti i legni vanno bene per fare qualunque cosa. Ognuno penso sia specifico per... dei lavori particolari. Un legno di rocco non ci fai un mobile, naturalmente, non è... perché è un legno. Naturalmente per te e per me. Vabbè, se mi commissioni il mobile, non te lo faccio un mobile in legno di rocco, insomma. Certo. Perché poi andarla a verniciare con le vernici da interno sarebbe complicato. Certo. Senti, il lavoro che hai realizzato e che ti è rimasto di più nel cuore, cioè quello che proprio ti... Quello che il figlio, sì, quello che ti ha colpito, che ti ricordi con particolare affetto. Non c'è nessuno, per me sono tutti qua, perché poi ogni lavoro è a sé, ogni lavoro è unico che realizzi in falegnameria, non lo puoi andare a mettere in un altro posto perché è stato creato per quell'angolo, per quello spazio, quindi magari sono capitate delle situazioni dove ti rimangono impresse le cose, tipo ho ristrutturato un portone qui a Paliano 7-8 anni fa, e mentre smontavo, lo smontavo appunto per ristrutturarlo,
all'interno c'era scritto questo tizio che nel 1959, che lui tornava da Torino che stava facendo il militare, quindi era tornato in licenza, aveva ristrutturato questo mobile e questo portone, quindi c'era messa questa scritta sopra. 1959, sì. E poi io l'ho ristrutturato e ci ho riscritto anch'io, Giulio Sperati, è andato così il prossimo che ristrutturerà il portone. Non c'è nessun lavoro particolare, tutti i lavori per me sono particolari. L'unico lavoro è la soddisfazione che trovo nel cliente quando rimane contento del lavoro. Della soddisfazione, certo, sì, quello sì, è importante, sì. Ma le difficoltà di questo mestiere, le criticità che ci sono legate al tuo settore, le prospettive, quali possono essere, soprattutto in questo momento? In questo momento, sinceramente, non saprei in questo momento, perché siccome l'episodio così non è mai capitato, non saprei che dire. Forse 3 mesi fa, se non era capitato questo episodio, potrei ritornare indietro dei 3 mesi, quali potevano essere, ma dirlo adesso in questo momento è difficile, non a livello proprio, mondiale, non è mai capitato. No, questo è vero, dire, questo è vero. Però diciamo la vostra realtà si scontra anche magari con realtà diciamo più grandi di distribuzione di mobili industriali, quindi chiaramente certo. Penso sia un complesso praticamente riuscire a mantenere. Ma io non ci vado a scontrarmi con una realtà, perché quelli sono giganti. Un moscerino che andrebbe incontro e non ci vai e basta, fai un'altra strada, certo. Sembra ovvio. Però ecco, dove l'unica forza è che loro comunque sia non riescono a fare quelle cose che faccio soltanto fatte a mano. Certo. Posso riuscire a fare qualcosa di diverso, perché se guardi i mobili cose, sono tutti uguali, è uno standard ormai, invece in falegnameria noi riusciamo a fare, io riesco a fare una cosa diversa, quindi per me non è l'industria un punto critico per me. Certo, e comunque ti rivolgi magari forse a diciamo, un settore, persone diverse che apprezzano la qualità e la consistenza, sì, chiaramente sì. Anche sì, la solidità, sì, del legno, il calore che danno, ecco, mobili che abbiamo visto che hai realizzato sicuramente sono molto molto caldi, proprio emanano amore, affetto, e sì, è vero, non è soltanto vero. Il mobile, insomma, diciamo così, nudo e crudo, sì, questa particolarità del legno è vero, perché se guardo il mobile fatto dall'industria rimane sempre un mobile, ma anche una porta, un oggetto fatto dall'industria rimane qualcosa di freddo lì, invece se è stato fatto a livello artigianale è diverso. È vero, proprio, sì, è diverso. Dà delle emozioni differenti, sicuramente, sì, sì. Sicuramente. Come no? E quindi ecco, è questa la spinta che ti fa andare avanti. Certo, certo. La soddisfazione che la sera quando vai a dormire, quello che hai iniziato durante il giorno, questa cosa è bellissima. Bravo Giulio. Bravo. Quindi, ok, allora. Quindi diciamo, per quanto riguarda i tuoi lavori, sostanzialmente i recapiti sono quelli che stanno passando, diciamo, qui nella scritta in sovrimpressione, sì. E ovviamente... diciamo con le limitazioni che abbiamo oggi della mobilità, con le problematiche delle distanze sociali, però comunque nel momento in cui uno avesse un progetto dall'oggettistica al mobile, chiaramente ti può contattare, e poi per quanto riguarda il mobile immagino di no, ma l'altra tipologia di oggetti che si possono spedire, tu effettuai anche la spedizione dell'ordine. Sì, adesso perfetto, no, perché siamo chiusi naturalmente. Dal 4 ti riparte, no? Ripartiamo, sì, riparte. Sì. Okay. Sì. Come no? E quindi chi avesse bisogno deve contattare Giulio Sperati. Sì, sono il titolare dell'azienda. Va bene, allora Giulio, noi ti ringraziamo per questa esperienza che ci ha fatto vivere, anche penso a Lucilla che
Sì, assolutamente. Un nuovo mondo. Un mondo particolare, certo, molto affascinante comunque. Grazie a voi, mi avete dato questa opportunità. Sì, okay. È stato bello. Noi ci vediamo domani, abbiamo un altri due appuntamenti, ci troviamo con la cantina di Emanuele Terenzi, antiche cantine Mario Terenzi, e con la pasticceria Barlaccio, che ci farà ingrassare solo a parlare di dolci, sicuramente. Sì, già siamo ingrassati. Questa quarantena è stata un po' dannosa da questo punto di vista. Ma quello sarà un rinforzo. Serve alla colonna vertebrale. Va bene, grazie a tutti e buona serata. Arrivederci, grazie, buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie.